Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappoglio TV. Oggi siamo venuti al Hotel Lusso a Kyoto. Vedete qui già c'è Jindikisha, quello che ti portano in giro così. Siamo qui per festeggiare tutta la famiglia, perché non siamo mai stati tutti insieme dopo che ci siamo sposati. Questo quartiere si chiama Kiyomizu, dove c'è Tempio Kiyomizu. Quartiere vicino anche Gion, anche Tempio Yasaka. Quindi è molto comodo per arrivare a tanti posti. Oggi vediamo come in questo hotel, anche vediamo intorno a questo quartiere. Ok, iniziamo. Qui è entrance, anche c'è Sakura qui. Poi vedete qui, entriamo e ci sono ristoranti. Entrare è proprio bello, no? Sì, molto. Sì, così. Anche questo voglio, girano gli occhi così. Poi qui c'è terrazzo, bellissimo, tutto aperto. Poi buttano l'acqua così, terra. Però adesso è freddissimo, quindi no. Avete sentito sbattimento di legno? Bambù. Questo è. Mettiamo testa qui, Così. La tua però. Hotel si chiama Sakano Hotel Kyoto. Bello. Tonk. Anche ci sono gli ombrelli in prestito così, comode, se non avete niente. Poi entriamo. Bellissimo qui, Benvenuti. Allora, adesso siamo arrivati davanti alla stanza. Venite, vediamo come. Entriamo. Non è automatico, stile vecchio, però vabbè. Benvenuti! Bellissima, Così, più grande di nostra casa. Sì. Sì. Dobbiamo lasciare le scarpe qui. Facciamo entrare Viviana. Così, entrata. Già, bella, pulita, pulitissima, anche comodo così, no? Sì, molto. Potete sedervi. Poi c'è specchio, così. Poi, non c'è per l'ombrello. No. Vabbè. Qui appena... Aspettate, Qui sarà bagno, no? Ah, io ancora non l'ho visto il bagno. Grande. Possiamo dormire, Qui. Sì. Perché c'è anche presa, quindi posso caricare il telefono qui. Grande, sì. Beh, rispetto al bagno di casa nostra sono tutti giganti. Una cosa ho visto, guardate, tanti asciugamanini, poi profumo. Posso provare? Wow. Queste boccette retro carine. No, buon profumo. Sì? Sì, quindi dopo che... È finito. Sì, stamattina. Così. Bello, bello. Sì, io non l'avevo visto ancora il bagno. Poi qui, un po' buio, si vede? Sì, sì. Sì, qui tutto, diciamo, armadio. Abbiamo già messo i nostri vestiti. Mm. E poi questi qui, cassetti? Cassetti. Tutto yukata. Non avevo spiato, infatti. C'è scritto anche... Sì. Sono taglie a L175 cm da, quindi sì, chi è altissimo magari un po' piccolo, questo purtroppo. Anche for kids c'è scritto. Comunque potete chiedere informazioni a reception. Poi questo... dentro, no? Sì, sotto, sotto in realtà. Poi... Cassaforte. Sì. Bello. Non la useremo. E poi vedete
laundry bag per lavare, e poi shoe polisher, tutto per le scarpe qui. Anche vedi c'è la haori da mettere sopra lo yukata. Anche in Giappone sono tanti hotel che hanno questo profumo, perché se andiamo al ristorante pieno di fumo, soprattutto completo, prenderà odore forte. E poi usiamo questo come così, no? Deodorante. Sì. E poi per la valigia. Ah, poi mancava anche questo. Sempre ciabatte ovunque, no? Questo. Però abbiamo avuto questo. Sono io? Dove è uscito questo ciabatte? Non lo so. Forse dalla vasca. Ah, di vasca. Può essere, non lo di so. Di bagno magari. Bagno. Non lo so. Magari di bagno. Sì, perché solitamente in bagno ci sono sempre. Però io non sono mai entrato al bagno, non so, vabbè. Allora, adesso vediamo. Stanza principale. Benvenuti. Entrate. Caldissimo. Io non ci volevo credere quando ho visto questa stanza. Vedete? Già, c'è guru. Vedete? Sì. È così, bella. Anche questa parete è molto bella, come l'hanno fatta. Sì. Poi se girate qui c'è tanta roba. Anche Nespresso qui c'è. Acqua bottiglia. Uè. Sì, ho già spiato i cassetti. Vedete? Tè rostito, tè verde, caffè, anche espresso. Poi qui, bollitore. E poi frigo. Le bevande in frigo e pagamento, diceva. Bellissimo comunque. Poi TV, cestino per pulire l'aria. C'è tutto, no? Sì, soprattutto anche, è spaziosa. Sì, anche per lavorare. Sì. E poi non è questa hotel, non è così, finito. C'è un'altra cosa. Vediamo. Io non lo sapevo c'era in questa stanza, quindi sono rimasta un po' scioccata quando l'ho vista. Che meraviglia! Onsen privato! Anche si sente rumore, così. Sì. Sembra di entrare in un'altra dimensione, sì. Guardate che spettacolo! Allora, vediamo dopo qui. Guardate la luce che filtra da su, bellissimo. Sì, entriamo dopo, prima questa parte, vediamo. Anche qui, bellissimo, Quanto è bello. Anche questa luce. È bello quello riflesso nello specchio? Sembra che è bello, con questo specchio, così. Finto. Sì, finto, come modello, Allora, vediamo. Sì. Qui, prima apriamo. Tante cose. Vedete? Questo è per te. E spazzolini, rasoio, anche c'è questo, questo è buono, no? Per riscaldare gli occhi, per rilassarsi. E poi tante cose, cotton fioc, e che cos'è questo gel? Shaving gel, buono, c'è tutto, questo è uguale, no? Sì, vedete tutto per 4 persone, perché appunto non dormiremo solo io e Takashi in questa stanza, ma ci saranno anche i miei genitori e Sakura ovviamente, sì. L'abbiamo abbandonata Sakura, quindi per questo è tutto doppio come set. Sì, poi anche qui aroma therapy, body lotion, tutto cosmetici qui. Creme. Sì, sì. Tutto per te, anche maschera. Bellissimo. Ma guardate sotto, vedete la quantità di asciugamani che ci hanno dato per un intero mese, probabilmente. Se abbiamo per freddo. Un giorno, ma vabbè. E poi molto particolare questo hotel, perché c'è sake per la vasca. Qui c'è scritto sake di Fushimi, dove c'è Fushiminari, no? Okay. È molto popolare, è famoso per sake. E poi lì è vasca pieno. E metti questo sake, poi si rilassa. Ah, ma non per bere quindi? No, dicono che migliora la circolazione del sangue. Saremmo ubriachi così. Con Sakura sicuramente no. Perché io ho sentito, entrerà da qui, alcolico. Da sedere? Sì, così puoi ubriacare facilmente, ho sentito così. Perciò è qualcuno ricco fatto con champagne, solo champagne.
e tutti erano ubriachi, oppure anche della pelle, sì, così. Mm. Quindi non so, chissà, provare, oppure beviamo. Noi siamo poveri, quindi pensiamo a berci. È un po' peccato, no? Sì. E allora vediamo qui. Anche qui è bello, eh? Sì, la doccia. Mm. Ovviamente prima di entrare nella vasca dovete pulirvi, dovete sciacquarvi, fare una doccia. Anche vedi qui, proprio bellissimo, mi piace proprio così. Mm. Anche questa tinozza qui, proprio tipica. Sì, giapponese. Sì. Che shampoo, balsamo, bagno schiuma, c'è tutto c'è qui. Comodissimo. Sì, anche l'arghina, non è piccola. Poi, questa possiamo decidere se entriamo da qui, dalla sala o da qui. Ci vediamo. Ta-da. Ecco, entrate. Proprio bello, eh? Sì. Anche da qui la stanza è bellissima. Vedete, si vede bene, no? Sì. Ah, non si sente tanto zolfo questo. Mm. Sì, infatti non si sente. Ah, pensavo peggio. No, 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 io lo. Sì, caldissimo. Sakura può farla con questa temperatura. Bene, sì. C'è anche la TV. Ah, così, sì. Quando entrano gli insetti. Poi con questo. Prima che entrate. Perché Takashi parlava di insetti? Perché non so se si è notato, ma questa non è una stanza al chiuso. Ma guardate un po'. Aperto. Anche sente uccello. Chip chip chip, no? Filtra un po' di luce. Molto 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 bella come immagine. Vedete? Qui. Per VIP. Proprio per fare così. Sembri piccolissimo qui. Così. No, anche questo vedete. Proprio per poggiare piedi, no? Spero di sì. Ma penso di sì. Così, in nuda, possiamo fare questa cosa. E poi mettiamo qui birra o qualcosa fresca, beviamo. E poi subito entriamo. Così. Tante cose possiamo fare. Come sauna. Mm. Ma non è questa sauna? C'è una porta segreta. Vedete, questa è una porta. Ah, però no. Non c'è. Non si apre. E poi vedete, c'è TV di Panasonic qui. Sì, io non l'avevo vista all'inizio la TV. Se uno che vuole proprio vedere partita di calcio, così, magari con, sedendo qui. O il torneo di sumo, visto che adesso c'è il torneo di sumo. Sì, bellissimo, eh. Anche potete sedervi qui. Sì, molto molto bella. Poi potete lasciare asciugamano qui. Mm. O anche vestiti, mutande, quello che volete. Comunque adesso è metà marzo, quindi è ancora pieno inverno, e questo giardinetto in realtà è un po' spoglio. Vedete, l'albero non ha foglie, non è tanto verde. Sicuramente in primavera è molto più bello esteticamente. Sì, soprattutto oggi non c'è sole. Sì. Per quello anche non si vede bene, però è bello, eh? Sì, molto. Anche acqua sempre esce nuova, pulita, quindi non vi preoccupate. Ah, è entrato un insetto. Meno male, ci ha salvati. Già, anche qui c'è una merenda, no? Sì. Dolce. Sì. Quello mangiamo dopo. E poi questo hotel è dalle 4 alle 6, c'è bar dove possiamo andare, bere, tutto. Quindi adesso andiamo lì e vediamo come. Free bar. Sì, lì possiamo bere tante cose gratuitamente. Dopo, e abbiamo prenotato alle 6, no? Sì. Cena alle 6, quindi vediamo come la cena. Poi mattina anche colazione c'è. Proprio bene. Vediamo tutto. Poi anche vi facciamo vedere come questo hotel. Anche vicino che cosa si trova. Allora, adesso andiamo a bar. Stiamo entrando e poi ho preso prosecco, beviamo, buono buono fresco.
adesso ci siamo seduti qui e poi abbiamo già ordinato bevanda. Adesso aspettiamo cibo. Qui c'è già menù compreso, vedete? Dall'antipasto e poi primo, secondo, poi dolce. Aspettiamo un po'. Ho preso birra proprio particolare, birra con sake. Non l'ho mai visto. È buono, eh? Assaggiate. Secondo giorno ci siamo svegliati, ancora ho sonno. Adesso sono le 7 di mattina, quindi andiamo a mangiare colazione. Andiamo. Ancora non c'è nessuno qui. Guardate. Calmo, calmo. Tutto per noi. Tutto per noi, sì. Qui dove abbiamo cenato ieri sera, stesso posto. Bello, no? Mi è piaciuto.
allora abbiamo finito tutto l'hotel. Com'era? Vi è piaciuto? Purtroppo questo hotel è molto 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 caro, quindi non è un posto dove possiamo dormire sempre, ma anche per noi è stata bella esperienza, anche ci siamo rilassati tanto. Comunque se volete dormire anche voi, vi lascio il sito in descrizione. Magari viaggiare in Giappone per voi è un po' speciale, anche lontano così, magari quindi una volta nella vita va bene questo hotel o viaggio di nozze. Anche se avete tanti tatuaggi non c'è problema qui, perché è tutto privato, anche comodissimo, potete farvi la vasca quando volete, anche posizione è molto comodo, potete andare ovunque a piedi sia mattina presto che sera tardi, quindi date un'occhiata. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like ed iscrivetevi a questo canale, anche seguitemi nei social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hola! Allora siamo arrivati davanti alla stanza, adesso vediamo dentro, venite.